I did let you down. In a wake up state and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way to you. Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo video vlog, un video un po' particolare dove io sarò emozionatissima, già lo so, non riuscirò nemmeno a parlare, infatti mi ingarbuglio un pochino con le parole, questa non so quale volta, quale ennesima volta è che registro il video, perché proprio mi sento emozionata, non ci posso fare nulla, perché è il primo video dopo l'annuncio. E dopo il grande annuncio, non vedevo l'ora di farvi questo annuncio, di darvi la lieta notizia. E ve la volevo dare in una maniera comunque un po' speciale, che rimanesse anche un po', tra virgolette, come ricordo nel mio canale. E, insomma, ho voluto fare questo video. E lo so che poi non vi ho più detto nulla perché poi ho fatto un video tutto musicale con un mix di immagini che esprimeva appunto la nostra felicità, però poi ho detto dopo questo video poi ne pubblico un altro dove chiacchieriamo un po', che sarebbe questo, dove chiacchieriamo un po' e vi spiego un po' di cose, vi racconto un po' di cose successe nell'ultimo periodo. Allora, cosa dirvi? Allora, prima cosa, mi avete chiesto di quanti mesi sono. Allora, sono al terzo mese, lo sto quasi concludendo. E, infatti, la data prevista della nascita è prevista per i primi di marzo, e fine febbraio, inizi marzo. E, insomma, questa è la grandissima novità. E siamo felicissimi, soprattutto Sofia. Sofia è al settimo cielo. A noi, a lei, l'abbiamo detto quasi subito perché volevamo condividere con lei la nostra gioia. Non riuscivamo a nasconderci assolutamente, anche perché la bambina ormai è partecipe in tutto, quindi è difficile nasconderglielo. E, insomma, lei è felicissima. E quando gliel'abbiamo detto era di sera e eravamo messi sul divano e appunto gli abbiamo detto che dovevamo dirle una cosa, che la mamma dentro la pancia aveva un fratellino o una sorellina, e lei, ragazze, la faccia che ha fatto, veramente, nonostante ha adesso quasi 4 anni, veramente mi ha stupita per come ha reagito, proprio come una grande, contenta, emozionata, veramente
Infatti, se ci penso, mi vengono i brividi perché ho ancora impressa proprio la sua faccia. Non riusciva a crederci, mi diceva: mamma, veramente, non mi prendi in giro, vero? No, non ti prendi in giro. Niente, è stata veramente un'emozione unica. Io e mio marito ci guardavamo stupiti. Comunque, lei è affettuosissima verso il pancino che cresce. Ogni giorno guardiamo nell'applicazione del telefono il fratellino o la sorellina com'è, perché abbiamo un'applicazione nel telefono dove appunto si vede l'immagine del bimbo settimana per settimana, e quindi lei ogni giorno mi chiede, vuole vedere i video che ci sono in questa applicazione, vuole vedere le immagini del fratellino, perché lei dice che è un fratellino, lei dice che è maschio. Vedremo se ci azzeccherà. Penso che per sapere il sesso passerà un altro mesetto almeno. E comunque ho già detto al ginecologo che io non lo voglio sapere, me lo scrive in un bigliettino, perché vogliamo fare una piccola intimissima festicciola, giusto per sapere, per fare una cosa carina e per annunciarvelo anche a voi. Quindi, insomma, questa è la situazione. Ieri abbiamo avuto un'altra visita, infatti ieri stesso, perché io dicevo faccio anche questa visita e poi in base a come andrà lo annuncerò anche alle ragazze. È andata bene e quindi ieri ho pubblicato il video sia su Instagram che qui su YouTube. E niente, ragazzi, sono felicissima. Poi mi state dimostrando un sacchissimo di affetto, veramente. E vi ringrazio tantissimo. Certo, mi aspettavo che ci fosse un po' di rivolta nel senso positivo, però veramente non così tanto. Grazie veramente. E niente, quindi condivideremo insieme anche questo secondo percorso, e come abbiamo condiviso anche il primo. E tantissime ragazze mi state scrivendo che mi seguite appunto da quando o ancora non ero incinta di Sofia, o comunque da quando ho annunciato la gravidanza di Sofia. Magari eravate anche voi incinte, adesso siete incinte anche del secondo insieme a me. E quindi, insomma, percorreremo insieme questo percorso. E niente, vi volevo far vedere la foto del bimbo bimba. Non so come chiamarlo perché non sappiamo ancora, quindi l'ho chiamato su Instagram baby2. Guardate che bello, era messo con la mano sul faccino. Guardate, questa è in 3D e me l'ha stampata. Comunque, ragazzi, un'emozione unica. Ieri ci ha fatto ascoltare anche il cuoricino che batteva, troppo emozionante. E nulla. Questa è l'ecografia che abbiamo fatto ieri. E mi avete chiesto anche del pancino, che già si vede. Sì, si è visto subito. Non so perché, forse è la seconda gravidanza, ho letto che si vede prima, però si è vista subito, cioè proprio, soprattutto la sera mi viene fuori un gonfiore di pancia assurdo, che sembro proprio di 5 mesi e non di 3 mesi. Niente, si è vista subito. Infatti, ad esempio, io utilizzo in estate i pantaloncini con l'elastico in vita e diciamo che già mi danno un po' di fastidio. Insomma, io cerco sempre di mettermi vestitini. Ad esempio, questo qui già l'ho acquistato, che è prima mamma, però è comodissimo perché appunto è bello elasticizzato, anche se ancora non c'è il pancione, però mi fa stare comoda. Quindi già questo qui l'ho preso, ho acquistato anche qualche altra cosa. Infatti mi è arrivato anche un ordine di Shein, che dove ho preso dei vestiti tutti prema mamma. Poi casomai ve li faccio vedere.
E poi niente, ragazze, quindi queste sono le cose principali che vi volevo dire. Se ci penso poi vi dirò altro nel corso del video, se ci sono altre cose che volevo dirvi. Come sto? Come sto? Allora, gravidanza totalmente diversa da quella di Sofia. Diciamo che non so se è questo caldo, ma sono stata molto fiacca, molto stanca, a volte. Proprio mi alzavo dal divano, mi alzavo e mi veniva da svenire. Una volta sono anche svenuta a mare, infatti non ci sono più andata. Poi che vi volevo dire? Poi senso di nausea. Io con Sofia non conoscevo completamente la nausea, cioè io non sapevo nemmeno com'era questa nausea. E invece di questo, di questa gravidanza, sì. Non eccessiva, però comunque fastidiosa perché hai quel senso qui che è proprio soprattutto all'orario di pranzo e di cena. Ho scoperto che mi passa mangiando ghiaccioli e le cose secche, insomma, cerco di aiutarmi un pochino così. Di Sofia mi sentivo energica, piena di energie, ora sarà che ho più responsabilità perché sono comunque mamma, già di Sofia, quindi ho una bimba anche da gestire, diciamo mi sento più, molto più fiacca, però magari è anche questo caldo che non aiuta, insomma questo è quello che vi volevo dire. Comunque ragazze, l'altro giorno, cambiando un po' discorso, ho fatto un ordine su IKEA e vi volevo far vedere un pochino cosa ho acquistato. Allora, ecco qui un nuovo arrivato. Ho messo questo mobile all'ingresso IKEA. Allora, questo qui appartiene alla linea Besta. L'ho creato io su progetto sul sito IKEA. E non è una scarpiera, ragazze, perché a me la scarpiera non bisogna, comunque non la vedo molto utile perché secondo me le scarpiere non contengono tanti paia di scarpe. Non mi bisognava perché tanto ho questo puff all'ingresso dove metto tutte le scarpe, quindi non mi interessava, ma mi interessava avere degli sportelli dove mettere un po' di cose che non so completamente dove mettere, perché il camerino è strapieno e quindi avevo bisogno comunque di spazi. Quindi ho avuto l'idea di fare questi tre moduli uno sopra l'altro. Ovviamente abbiamo fissato al muro il mobile perché questo qui tendeva a non era molto stabile. Avevo paura soprattutto per Sofia e quindi l'ho ancorato al muro. E quei piedini lì il legno ci sta secondo me molto bene e anche perché richiama il legno, i piedini richiamano il legno della mensolina, l'orologio dove devo cambiare la batteria comunque quindi questo qui è uno e le misure sono 60 di larghezza, poi abbiamo di altezza circa 123 centimetri e di profondità abbiamo 20 centimetri circa. Poi preso un mobile per il corridoio. Questo qui, ragazze, non so da quanto tempo è che io l'avevo in mente. Avevo qui il puff, però cioè, a me servono mobili. Soprattutto mi servivano cassetti e ante. Allora, questo qui appartiene sempre alla linea Besta, progettato sempre sul sito IKEA. Le misure sono 120x40 di profondità e 42 con questi che sporgono. E di altezza è circa 73. Ho messo gli stessi piedini che ci sono nel mobile all'ingresso. Qui ci sono appunto cassetti, i ricordini che Sofia mi fa trovare ovunque, prende le sue cose e me le va a mettere ovunque. Comunque, lo levo, vedete? E poi qui ci sono le ante, comodissimo, capientissimo. E
poi in aggiunta, allora, il mobile base è senza questo top, il legno. Io ho voluto aggiungere questo top perché, non so, mi piaceva, mi dava un senso di, boh, di novità. Non so, mi piaceva, quindi l'ho voluto aggiungere. Se voi andate sul sito e scrivete top besta, trovate questo qui. Questo qui è in color rovere, quindi questo qui. E poi ovviamente l'ho lasciato, diciamo, con giusto con due cosine sopra. Il quadro l'ho lasciato giusto con due cosine perché io passo la pezza e direttamente pulito mi scoccia poi togliere tutte le cose sopra. E vabbè, ho fatto venire l'autunno, ve l'ho detto anche su Instagram, ma a me la zucca questa qui mi piaceva troppo e quindi l'ho messa, che me ne frega. E questa qui l'ho presa su AliExpress e l'ho anche rosa. E poi questa cassettiera dove devo mettere i pomellini perché mi si sono rotti, vabbè. Poi appena li trovo li vado poi a mettere. In questa cassettiera tengo batterie, termometri, telecomandi, che ce ne sono 100.000, fazzoletti, insomma, queste cosine qui. E poi ragazze, il pezzo forte, abbiamo preso una cassettiera per la cameretta. In realtà a me servono appunto degli spazi, come vi ho detto, e in realtà questo qui è pensato per poi diventare il fasciatoio, nel senso che poi metterò un materassino sopra. Questo qui si chiama coppa, non mi ricordo bene, comunque poi ve lo scrivo. E vorrei metterci il materassino con il nastro biadesivo, quello autoadesivo, non mi ricordo come si chiama, strappo, biadesivo a strappo, una cosa del genere, lo dovrei trovare nelle mercerie, con il materassino che ho già visto anche su Amazon, lo metto qui sopra, così poi io cambio il bambino qua sopra direttamente, apro e trovo tutte le cose. Ho preso anche queste scatole, che sono 6, ce ne sono anche nell'altro cassetto, sono 6 e sono costate 6 euro. E vabbè, questo è un pannolino che ha scombinato Sofia, e comunque questi sono pannolini che mi erano rimasti di Sofia, li avevo nell'anta della cameretta e adesso li ho messi qui giusto per liberare anche tipo l'armadietto di Sofia, anche questi saponi, insomma, spazzoline, cremine, insomma, profumini. Poi comunque me lo imposterò bene. Sono indecisa se cambiare i pomelli, perché ne ho visto alcuni su Zara Home molto carini, però sono un po' indecisa. Vediamo, ci penserò. Voi che dite? Ci penserò. Comunque molto comoda, capientissima, perché il fasciatoio che avevo di Sofì era tutto aperto e ogni volta nel bagno tutte le cose si riempivano di, vuoi non vuoi, nel bagno, capelli e cose varie, e non mi piaceva questa cosa qui. Magari lo metto sempre, però solo magari per appoggiarlo quando lo esco dalla doccia direttamente lì e poi lo vengo a vestire, a sistemare qua sopra. Tanto è accanto al bagno la cameretta, quindi non penso sia faticoso. Comunque, quindi questa è la situazione. Il mobile della stanzetta, questi due ve li avevo fatti vedere su Instagram. E invece il mobile della cameretta no, perché ho detto se io lo faccio vedere le ragazze lo capiscono subito. Siccome ancora non vi avevo annunciato nulla, ho detto vabbè, poi io lo faccio vedere. E niente ragazze, adesso io dovrei anche andare a prendere Sofì, perché sta facendo il tempo d'estate, oggi è l'ultimo giorno, tra l'altro stasera nel pomeriggio dalle 6 alle 7 ci sarà anche un incontro con i genitori per fare le premiazioni ai bambini che hanno accumulato dei punteggi durante queste 2 settimane di attività che hanno fatto, e quindi adesso la vado a prendere alle 12:30 e vado da mia madre, vado a pranzare e poi più tardi vado lì e ci aggiorniamo poi più tardino. Sofì.
Dove siamo? Al tempo? L'estate. Sì. Sofì, vieni qua, dammela a me, lo cucco io. È finito. Buongiorno, caldo con la mattinata, poi ieri non ho più ripreso perché ero stanchissima. E adesso sto quasi scendendo, qui c'è Sofì. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ma cosa c'è scritto in questa maglietta? Sorella maggiore. Ah sì, ma tu sei contenta di diventare sorella maggiore? Certo. Contentissima? Ti sei a casa. Che bella lingua. Fai vedere la bua. Guardate bua che si è fatta Sofì. È caduta e vuole messo a tutti i costi la benda. In realtà è un piccolo graffietto, ma lei è esagerata e quindi lo vuole coperto. Vero Sofì? Sì. Non lo voglio fare vedere. No, anche perché se lo mettiamo senza è sempre con la crosticina che se la toglie. È vero, ti fa uscire sempre il sangue. Entrano questa lingua. Scendiamo. Ancora oggi ancora no, devo ancora andare a fare degli esami. Aspetta, che me la giro io, me la giro io, me la giro io. Ragazze, che stai a fare? No, devi mettere più lontano, altrimenti ti vedono solo la guancia. Così. Okay. Leva il dito da qua. Ecco, così ti vedono. Scendiamo. Ancora, saluta. Ancora no. No, dai, dobbiamo scendere, sennò si fa tardi. Aspetta, aspetta. Dico una cosa alle ragazze. Ragazze, oggi andiamo dalla nonna Pietro. Ho fatto la boh. Povera Sofia. Povera Sofia. Simona piange. Chi è Simona? La ragazza della sua mamma. Una tua amichetta? Sì. La compagnetta. Però è grande. Ah. Grande. Più grande di te. Dice che sei che sono piccola. Sei piccola tu. Non sono piccola. No, sei grande. Sì. Quanti anni fai? Così. E quanto sono? 10. Sì, vabbè. Quanto sono? No. Quanto sono così? Contali. 1, 2, 3 e 4. Ah, ecco. E quando li fai? A compleanno. Ecco. A settembre che giorno? Il 12. Bravissima. Dai Sofì, andiamo? Andiamo subito. Ragazzi, allora vi volevo far vedere anche le cose che ho preso su Shein, prima mamma. Di Shein avete sempre, o di Shein come si dice, non lo so, ancora non l'ho capito comunque. Vabbè, avete un codice sconto che vi scrivo sempre qui sotto. Io diciamo che mi sono portata avanti, aspettate un secondo che Sofì mi chiama. Perché praticamente non voglio fare più l'errore che ho fatto nella gravidanza di Sofì di indossare dei vestiti, delle magliette soprattutto, di miei normali, perché mi si sono poi dilabrati tutti e li ho dovuti buttare. Allora, ve li faccio vedere così in maniera molto veloce e poi vi faccio partire il video con tutti i vestiti indossati. Allora, ho preso questo qui, che è un vestito lungo a maniche corte, quindi per questo periodo qui.
con questo fiocchetto che si fa appunto sotto il seno. Poi ho preso questa tuta che però secondo me è gigante. Allora il sopra va bene, però i pantaloni sono davvero giganteschi. Sì, è vero che mi crescerà il pancione, però mi sembra veramente troppo. Di questa qui ho preso una S. Se ci sarebbe la XS sarebbe anche meglio. Poi ho preso questa camicetta, anche questa molto carina, mi piace molto. Poi c'è il vestitino che più mi piace. Di questo qui ho preso sempre una taglia S, ma questo è perfetto. Questo qui arriva poco sotto il ginocchio, poco poco. Invece quello a maniche corte è molto più lungo, cioè arriva proprio nelle gambe. Questo qui mi piace anche tantissimo, forse quello che mi piace di più. Sempre con questo cordoncino che si può fare appunto il fiocco sotto il seno. Poi ho preso un pigiama, allora pantalone sotto, ancora li devo lavare e poi stirare. Poi abbiamo il toppino con questo effetto di pizzo e poi la giacchetta sopra dove c'è anche la fascia. E quindi insomma adesso ve li faccio vedere indossati e vi ricordo di nuovo del codice sconto su una spesa minima di 29 euro. Adesso sto preparando la cena e ne ho approfittato anche per fare un po' di spesa. Stasera polpette col sugo e poi ho comprato varie cosine da mettere così come contorno qui alla tavola. E niente, Sofia sta guardando un po' di cartoni e noi vi salutiamo, vi mandiamo un grandissimo abbraccio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Grazie sempre per tutto l'affetto e tutti i commenti che mi avete lasciato. Grazie mille. Thank you.